Okay, so as you know, I'm not from Lecce. I think you all know a lot more about the city and probably the country than I do. So, you know, I'm here to share our experience working around the world, working in New York, and the approach and principles we apply to projects. But what that looks like in a specific city or place depends on, you know, the context and the local nuance of that place. So I think I want to be thinking about that and what I'm talking about, how it what it means to you in Lecce throughout the whole presentation. And this is just an outline of what we'll talk about today. People first design, that's how we describe the work of Gehl Architects. And we're called Gehl Studio in the US, same company. The 4 C's for cycling. I'll talk about 2 case studies and then tomorrow morning we'll get into defining how we talk about success and define indicators and metrics to measure success. Quindi voi sicuramente conoscerete Lecce, la zona meglio di me. Io sono qui per condividere delle esperienze, degli approcci e dei principi di lavoro che si possono applicare al mondo, a città come a New York. Ovviamente le specificità poi dipenderanno da una conoscenza particolare della città e dalle caratteristiche proprie di ogni città. Quello che faremo sarà poi applicare questi principi a Lecce. Qui vedete nella prima slide un po' tutti i punti che affronterò nella mia presentazione. Vedete People First Design, le persone al centro del design, che è il principio guida dello studio Gehl. Poi le 4 C, i 4 punti della ciclabilità. Poi analizzeremo 2 case study e infine affronteremo domani la tematica di come trovare degli indicatori di successo, come misurare praticamente il successo, quindi indicatori e metrica. Okay. First, I spent a few days with Giulia and Afro and some others going around and seeing Lecce. This, I learned, is one of the worst intersections, not just for cyclists, but it looks like for everybody. So these are some of the questions, you know, I think one I'm thinking about. Is Lecce inviting cyclists to bike? And for me, this picture says no. I can maybe this same question, different picture. Quindi in questi giorni ho avuto modo insieme ad Afro e Giulia di visitare Lecce e ho visto uno dei peggiori incroci che abbia mai visto, e da qui nasce la domanda: Lecce come città invita le persone a usare la bicicletta oppure no? And these issues have been pointed out very well by Donata and others. So I think it's really important to also think about pedestrians and how the street is inviting people to walk as well as bike. And I think it's really important to see pedestrians and cyclists as allies that can work together to make streets public spaces that are good for everybody in a city. And actually, I think that was one of the things I really took away from the conversation beforehand, was that it sounds like in Lecce, streets are not considered public spaces. They're places for cars. Of course, in the historic center, that's different. And you've got some beautiful streets. But once you get outside of that, cars really have the right of way, it seems. Quindi condivido molti di quei punti che sono stati sollevati nella discussione di prima. Dobbiamo innanzitutto pensare anche ai pedoni e come le strade invitano o meno i pedoni a percorrerle. Più che altro dobbiamo concentrarci sul fatto che pedoni e ciclisti possono allearsi insieme, possono lavorare insieme per migliorare le strade. Dalla conversazione precedente ho capito praticamente che a Lecce le strade non sono considerate come uno spazio pubblico, le strade sono semplicemente per le auto. Ovviamente la situazione è diversa nel centro storico, ma fuori da quest'area le macchine la fanno da padrona. So I think again these issues were touched on by Donata and others, but just to recap, I mean, some of the things that I saw going around Lecce was there's a disconnected, unclear bike and walking network. There's unsafe walking and biking conditions, especially outside the historic center. But there are cycle tracks, and that's what's really interesting and I think exciting, because in a lot of cities, they can't even get that in place. And it's clear that the city here knows how to design a bike lane. But the challenge is getting that done in a way that fits with how people are actually biking. And then there seems to be a lack of respect for cyclists when you're actually out on the road. But on the positive side, the topography is flat, the climate's really good for biking, and the municipal plan is being rewritten or written, and they are eager to include a strategy about cycling and integrated transportation. And we have an opportunity here and with the laboratorio to influence what happens in that plan. This is just the context a little bit, which you all know better than me, but just to put it out there. Quindi mi riallaccio anche a quello che ha detto Donata prima. Quello che ho notato a Lecce è che la rete ciclabile, anche pedonale, non è ben definita ed è anche disconnessa. Soprattutto esistono delle piste ciclabili, e questo è già un fatto di per sé buono, perché alcune città non le hanno affatto. La sfida però, il problema è quello di cercare di adattare queste piste ciclabili alle necessità reali dei ciclisti. Ho notato anche che a Lecce non c'è in realtà un rispetto per chi va in bicicletta, però ci sono anche lati positivi. Per esempio il clima è adatto a usare la bicicletta tutto l'anno, e anche la topografia, nel senso che la città è piana. Esiste anche un piano municipale di urbanizzazione che è stato riscritto per appunto implementare anche... che si sta riscrivendo per implementare anche la ciclabilità, e in questi 2 giorni di laboratorio noi possiamo lavorare per includere queste idee appunto nel nuovo piano. Okay. So yeah, the cyclist community is growing. We know there's a strong network. This events like this speak to that. And so maybe that's fine. What I see as the goals of the next few days, and I think it would be good to make sure these are right, is to define the principles and process to create a metropolitan bike network, a bike system that can be implemented over time, and to identify the events and programs that can be used to build a bike culture. And that helps to see the street as a public space, not just a corridor to get from A to B. And so today we'll talk about this a bit, but tomorrow actually and Saturday we'll go out to places in Lecce and start testing out some ideas and thinking about what some of these events could look like. Quindi quali sono gli obiettivi? Innanzitutto definire dei principi per migliorare la rete ciclabile, degli obiettivi che possono essere implementati nel tempo, e poi identificare tutta una serie di eventi, di programmi per rafforzare la cultura della bicicletta e per rendere la strada, farla ritornare uno spazio pubblico. Questo è quello che faremo oggi. Da domani, sabato, invece usciremo, andremo per strada per cercare di testare queste idee e vedere cosa è possibile fare. Okay. So that's the question. How can Lecce become a more bikeable and livable city? I think the two go hand in hand. La domanda è come far diventare Lecce una città più ciclabile, più vivibile. So becoming a bicycle city is about cyclists as people, right? Not just the cycle tracks, which again I think was pointed out earlier. Coexistence, like working with everybody on the street, not creating a mentality that it's us against them, against the drivers, and then an integrated transportation system. So bikes are really seen as a vital, important part to getting around. Quindi, quando parliamo di ciclisti dobbiamo pensare a loro come persone, non riferirci semplicemente ai percorsi ciclabili, quindi dobbiamo pensare a una coesistenza tra ciclisti, pedoni e automobilisti, non alimentare una mentalità che vede gli automobilisti opposti ai ciclisti. E in secondo luogo dobbiamo creare un programma di trasporto integrato. Okay. Lots of questions right now, but we'll get into some stuff. So what kind of city do we want to live in, and how do we want to live? I think it's really thinking big picture. Quindi, giusto per creare un quadro generale, dobbiamo ancora chiederci che tipo di città vogliamo e come vogliamo viverla. Oh, it's a little hard to read. So to answer this, we have to know who are we designing for, what are their needs, and how can we invite for a wide range of mobility and sociability? Quindi per rispondere a queste domande dobbiamo pensare per chi stiamo progettando, quali sono i loro bisogni e come possiamo aumentare la sociabilità e la mobilità. So I'm from Gehl Architects. We're a small, multidisciplinary firm based in Copenhagen. That's the staff in a parking spot. But we just opened 2 new studios for the first time in New York and San Francisco, which is where I'm based. Maybe we can go because you... Quindi io lavoro appunto per lo studio Gehl, che è nato a Copenaghen ed è uno studio multidisciplinare e recentemente ha aperto 2 altri studi a New York e a San Francisco. And by multidisciplinary I mean we are architects, urban designers, sociologists, anthropologists, some data specialists. It's a mix and we try to always think about each discipline on our projects. Per studio multidisciplinare intendo il fatto che non ci lavorano solo architetti ma anche urbanisti, sociologi, antropologi, quindi c'è un pool di specialisti. Mm-hmm. So we've worked all over the world, this informs our experience. Il fatto di aver lavorato in tutto il mondo contribuisce a creare un'esperienza particolare internazionale per il nostro studio. And the firm is based on the work of Jan Gehl. This is Jan, very sweet old man. And he actually trained as an architect. And has people heard of him here? Yeah. Or, yeah. Trained as an architect in the 60s when the tower in the sky was kind of the model. And he married a psychologist. And she said, why don't you care about people? Like, you're building these buildings and they have a huge grassy lawn and it's really scary to walk there. He said, you're right. And they got a grant and went to Italy, actually, and traveled in Italy. And he said, I want to go study where there are the best public spaces in the world. And so he chose Italy and he spent a year just documenting how people actually interacted in public spaces, in the piazzas, the streets, and developed a methodology to understand how you could go to a city and see how their public life worked and the public space, and so how life and space interacted with each other. This was captured in this book, Life Between Buildings, and now still forms the foundation of a lot of our work. Quindi il lavoro dello studio Gehl è basato sul lavoro di Jan Gehl, che si è formato come architetto negli anni 60, in un'epoca in cui vigevano 2 principi, grattacieli e basta. E in seguito ha sposato una psicologa che gli ha fatto una domanda: ma perché non pensate alle persone? Perché non mettete loro al centro? Perché fate solo grattacieli? Da questo è iniziata la riflessione di Jan Gehl, che lo ha portato in Italia grazie a una borsa di studio, dove per un anno si è documentato, ha studiato gli spazi pubblici, come venivano fruiti, e ha pensato appunto che gli spazi pubblici per eccellenza fossero quelli italiani. E da qui ha sviluppato una metodologia sull'interazione tra spazio pubblico e cittadini. E tutto il suo lavoro è confluito nel libro Vita in città, nell'edizione italiana, che costituisce il fondamento ancora oggi del lavoro dello studio Gehl. So we believe the design of cities affects our behavior. Quindi nello studio Gehl crediamo che la progettazione della città influenza il comportamento dei cittadini. Because of this we have to think about people first, always, and what people are doing and really understand their behavior. E per questo motivo dobbiamo prima pensare alle persone, come pensano, e da questo poi far scaturire la progettazione. So that sounds incredibly simple, and it is actually. But the reason we do that is because in cities around the world, they can tell you, you know, in incredible detail, the number of cars they have driving on certain streets, the number of parking spaces they have, where there's congestion. The cars are very visible in the transportation planning of our cities. Okay. But we really know of very few cities that have departments for pedestrians or cyclists or public life. And we think that is incredibly important, and that we have to have statistics that look at that as well as traffic. No? Okay. Okay. Well, so the reason we focus on people is because we think cities need to have data on the people in their cities and what they're doing, not just on the cars. Quindi possono sembrare concetti banali, di fatto lo sono, però sta di fatto che se si va presso qualsiasi amministrazione di qualsiasi città si avranno i dati più dettagliati sul numero di macchine, di parcheggi, di viabilità, però non esistono dei dati sulle persone, sulla vita pubblica, sulla fruizione degli spazi pubblici, ed è questo di cui abbiamo bisogno. Because we think that you measure what you care about. So the way cities collect data is actually tells us what they think is important. So if they're not looking at people and making that part of their data collection, then they're probably not prioritizing them in the planning and the design process. Quindi se si misura quello di cui si ha veramente a cuore, quello che veramente si vuole sapere, questo ci dà un chiaro messaggio che le persone non rappresentano la priorità per chi amministra la città. So we believe data is incredibly important, and we do a public space, public life survey. And I think I have a few slides on this. So, but through this, we actually go out, we stand. Normally, we do this with the city, with advocates and volunteers and cyclists, people who are interested in this work. We literally stand in different places in the city for 2 full days, and we observe and analyze what they're doing. So this is quantitative, and we will just do this to just to see things that have never been documented before, that we have anecdotes about, but we can't have real statistics with unless we do this process. Quindi i dati sulla fruizione degli spazi pubblici, sulla vita pubblica, sono importanti. Quello che facciamo, anche grazie all'aiuto di volontari, è quello di uscire fuori in città e di metterci in vari punti e osservare per 2 giorni quello che succede, analizzare, fare un'analisi quantitativa, vedere quello che succede. It's not just data, it's also qualitative and the quality of the experience. So this is hard to read, but we always try to complement data and numbers with, you know, what you actually are feeling on the street. And we look at how protected you feel, how safe, how comfortable, and how much you can enjoy a space. So it's about looking at the qualitative and the quantitative together. Ovviamente l'analisi quantitativa da sola non basta, serve anche un'analisi qualitativa, quindi cercare di trovare, di complementare insieme i numeri con alcuni fatti, cioè qual è il senso di sicurezza che viene percepito, il senso di come viene usufruita la città, se ci si... Quindi se la città è considerata sicura, qual è il grado di comfort della città e se si ha un'esperienza positiva dall'uso dello spazio pubblico. So, and how we define what that quality, that qualitative information is by working directly with the people who live and work in a place. So we do that through engagement, or where we actually sit together with people and talk about ideas. This sounds like what Donata and others are already doing. And this is to give people a voice in the process. E quindi noi facciamo questa analisi qualitativa andando a parlare direttamente con i diretti interessati, con le persone, quindi sedendoci e parlando con loro, che è un po' il lavoro che ha portato avanti Donata, quindi il nostro obiettivo è quello di dar voce alla gente. But we also think it's important to go out to the street, so you can go to where people already are and observe them. And we say this is making them visible in the process. Because not everybody is going to come to your workshop or come at night like now. So this is a way to make sure we're including more people. These are two surveyors in Miami. E quindi, come ho già detto, usciamo, andiamo in città e in questo modo noi rendiamo visibile il processo, perché non possiamo aspettarci che tutti partecipino a seminari come questi, dobbiamo essere noi ad andare, uscire per strada e rendere visibile il processo. Okay, I'm not going to read this, but use this, I'll show the pictures and then explain. So this is a trash can, this is the redesigned trash can, and the point here is just to say that from the very small things like street furniture to the big things like cycle lanes, we have to really understand the way people are behaving in public space and design for that behavior and not try to force people to do something that they don't intuitively do on their own. So in this case, in Copenhagen, they redesigned the trash can because people were getting pizza. It was very popular to get pizza to go. The boxes clogged the trash can. So instead of saying, like, don't put your pizza box in the trash can, they redesign the trash can. Very simple. Quindi avete visto le immagini di un cestino della spazzatura e poi dello stesso dopo che è stato riprogettato. E il punto che volevo farvi capire è questo, che dobbiamo partire dall'analisi dell'arredo urbano, delle piccole cose, appunto dal cestino della spazzatura alle piste ciclabili, ai marciapiedi, e capire da queste come la gente vive, qual è il comportamento della gente. Il comportamento deve essere il nostro punto di partenza per il lavoro, non dobbiamo far adattare le persone all'arredo urbano, deve essere il contrario. E a Copenaghen hanno fatto questo, hanno notato che la gente mangiando la pizza che lasciava i cartoni in quei cestini, ovviamente li bloccava, per questo hanno ridisegnato il cestino della spazzatura. Ok, so I'm going to skip this. We can skip this. So, you know, we know man is a walking animal, right? This is a universal truth of sorts, and our senses are very important. So again, just to say, we have to think about sort of our human nature, our anatomy, and what gets people engaged and interested and makes them feel invited. to use a space. And this is, I'm done with the background now. I'm going to jump into some more cycling specific ideas. Quindi ancora una volta, partendo da concetti basilari come il fatto che l'uomo è un animale che cammina, oppure il fatto che i sensi sono importanti, dobbiamo concentrarci sulla natura umana e da qui capire cos'è che interessa la gente, cos'è che attrae la gente ad esempio in un luogo pubblico. Da queste generalizzazioni possiamo poi iniziare un lavoro più specifico. Okay. So from our work around the world we feel that there are these 4 C's that are really important to making a bikeable city. And I think, you know, these are overarching principles. What they look like as they're applied in a city depends on the city and the local aesthetics. But I wanted to focus on this because I think there's a lot of ideas. There's a lot of ideas among the advocates and community members, among the city. But it sounds like there's a real opportunity to create a longer term strategy that ties everything together. And then helps us think about what can happen in the immediate, short term and long term. So. Voglio partire dai 4 principi generali che rendono una città ciclabile. Sono principi molto generali che sono appunto la coerenza, connessione, continuità e comfort. Ovviamente sono principi che poi vanno adattati alla singola città. Però sono un punto di partenza per creare una strategia nel breve, nel medio e nel lungo periodo, insieme a, non solo all'amministrazione della città ma anche alla società civile. So I now have a few slides for each one. Should I do them all and then, or no? So first, consistent, and what we mean by that is that no matter where you are in the city, you have a sense of where the bike lane is going to be. So for example, in Copenhagen, the bike lane is always on the right side of the road, and it's always separated from the curb, from the sidewalk with a small curb there. So there's a small level change, and there's, that is consistent throughout the city. Quindi per coerente intendo semplice e chiaro, nel senso che la pista ciclabile in una città deve essere sempre riconoscibile. Bisogna, non importa dove ci si trova in città, bisogna sempre sapere individuare una pista ciclabile. A Copenaghen, per esempio, le piste ciclabili si trovano solo a destra e sono differenziate dal pavimento da un rialzo. In a lot of cities we see things like this that are not very clear. Però in molte self-explanatory maybe. Yeah. Questa immagine si commenta da sé. I think, you know, we can replace some of these images with pictures from Lecce, both good and bad. This is in Lecce, and you know, this woman is cycling, but how does she connect to the network? Questo esempio è preso da Lecce, per cui questa donna che è in bicicletta ci si chiede come farà a connettersi con la pista ciclabile, dov'è la connessione? This is another example of the Copenhagen style, that you always have this slight grade change here, which really creates a street hierarchy. So we say sometimes pedestrian is king, and then the cyclist, and then the motorist, and that also kind of speaks to vulnerability and how we need to protect the most vulnerable on the street through our design. Il sistema adottato a Copenaghen usa una gerarchia dove il pedone è il re, poi viene il ciclista e in seguito l'automobilista, e questo ci dà anche un senso della vulnerabilità, cioè di chi bisogna proteggere. Okay, connected is the second one, and this just means that, you know, there's a connected network. It's not rocket science. Anche per connessione si intende ovviamente che tutte le piste ciclabili sono collegate tra loro, quindi non è nulla di trascendentale. Portland in Oregon in the US is another good example of this. We know that Lecce is working on it, but just again to be thinking, like, is it connected? How could it be better connected? E quindi, come ne abbiamo già parlato, sappiamo che Lecce ci sta lavorando, però com'è possibile collegare queste piste ciclabili a Lecce? Mm-hmm. And when connected doesn't mean that it happens overnight and it's done, that's not possible, but that it's always in development. And again, there's this larger strategy that we can be working to create new lanes, but also improve the ones that go in and maybe adapt them as things change. E per connessione non si intende solo collegamento, ma anche il fatto che le piste ciclabili non possono sorgere dall'oggi al domani, per cui bisogna sia lavorare sulla progettazione di nuove piste ciclabili, ma bisogna anche lavorare su quelle esistenti per migliorarle e adattarle. And again, this means that they can be developed over time in an incremental way. So even in a place like Copenhagen that we think of as a very bikeable place, they've been building the bike network since 1930. Granted, they had bike lanes then. That's a lot better than a lot of cities. But in, you know, the past 90 years, that has grown to 343 kilometers of cycle tracks. E per connessione si intende anche uno sviluppo incrementale delle connessioni che avviene nel tempo. Questo è l'esempio di Copenaghen, dove le prime piste ciclabili sono state create negli anni 30 e si è arrivati nel tempo a 343 km di piste ciclabili. Continuous, the third C, and that, you know, the routes are continuous and connect to each other. Per continuità ovviamente si intende l'assenza di interruzioni. Not like this. Again, this is London, but we have similar examples from Lecce where it's very unclear where the lane is leading you. Quindi, a differenza degli esempi che vedete nelle foto, la prima era di Londra, però ci sono anche ovviamente a Lecce molti esempi di discontinuità. Yeah. Continuous also means integrated with other transit modes, like with a tram or a bus. Per continuità si intende anche un'integrazione con le altre modalità di trasporto. And sending a signal to people that it is integrated. Oltre al fatto che occorre segnalare alle persone che esiste questa continuità, questa integrazione. So you have space for bikes. And you also think about taxis, because cyclists have to get in a car too, every now and then. E questo si può anche per esempio applicare a un taxi, perché bisogna ricordarsi che un ciclista può anche avere bisogno di usare la macchina a un certo punto. Okay, comfortable, last C. This is, you know, sometimes I think we take this for granted, but this is really about the quality of your experience riding. That if you're with a friend or your family member, you want to be able to ride together. Should I just go there? A bird? Yeah. He's comfortable too. Okay. Maybe they're self-explanatory. Again, Lecce, like, yeah, is this comfortable? No? Quindi per la quarta C, per comfort, è spesso un aspetto che viene dato per scontato, però è quello che incide maggiormente nell'esperienza che facciamo quando andiamo in bicicletta. Se per esempio voglio andare con un amico, con un familiare per fare un giro in bici, qual è la sensazione che riceverò? Qual è il grado di comfort che deriva dal fatto di andare in bicicletta insieme? Comfort means being able to ride with your kids. Like what, either when you push, you're carrying them, or if they're on their own. And comfort also means, you know, this small details like creating a place for cyclists to stop and not have to get off the bike. Per comfort, oltre per esempio al fatto di poter andare in sicurezza con i bambini, significa anche creare tutta una serie di accorgimenti che rendono l'andare in bicicletta confortevole, come per esempio l'arredo urbano, come appunto quella struttura che permette a un ciclista di, mentre è fermo, di riposarsi e di non scendere dalla bicicletta. Lots of small examples here, but you know, these are, yeah. Streetlights, it sounds like some of these exist in Lecce. Ramps when you have stairs. Maybe. Ancora, altri esempi di comfort possono andare dalla segnaletica alle rampe, per esempio per le scale, per le biciclette. Bike parking. Yeah. These are counters. And some of these spaces exist in Lecce. I mean, I know they're not perfect because you have some conflict with pedestrians, but I think they can be seen as inspiration. Inoltre, strade tranquille, che è il caso di Lecce, per quanto ci siano un po' di conflitti con i pedoni. Okay, so cities need to define their own design and what that looks like. But without looking at these 4 C's, it can go very wrong. And I think there's some examples of that in Lecce. Quindi le città hanno la necessità di progettare, di creare il proprio progetto, però senza tenere presente queste 4 C, i risultati non saranno pessimi. Okay. So how are people doing? Okay? Okay. So I want to give you 2 case studies of how we apply these 4 C's, or try to, and how we apply our methodology of doing surveys and testing out ideas and then changing them based on how they're used. The first is New York, and Gehl Architects was hired by the city of New York in 2007 to help them re-envision what the streets could be used for. Adesso andremo ad analizzare 2 casi a cui Gehl Studio ha lavorato per vedere come è possibile applicare questi 4 principi, e andremo a vedere la nostra metodologia, come si vanno a testare le idee e da questi test come è possibile applicare i cambiamenti. Inizieremo da New York, dove l'amministrazione ha affidato allo studio Gehl il compito di ripensare le strade, il loro uso. Yeah, and it was a unique project for Gehl because we actually got to do a public space, public life survey, also implement pilot projects and temporary events, and also be an advisor to the city of New York. It was over 3 years, so we could really kind of go through our whole process. And this, you know, the focus was on change of mindset, because even in New York, where things are changing all the time, there is a belief that the street was for cars. And why would you want to hang out in the street? That wasn't part of people's imagination. Quindi si è trattato di un progetto unico perché ci siamo dovuti confrontare su una serie di tematiche. Innanzitutto lo spazio pubblico, il concetto di spazio pubblico e di vita nello spazio pubblico, e poi abbiamo applicato un progetto pilota che è durato 3 anni e abbiamo lavorato in sinergia con il comune di New York. Il focus principale del progetto era un cambio di mentalità, perché se è vero che New York è una città in continua evoluzione, c'era ancora l'idea che la strada fosse solo per le auto e che non fosse un luogo dove uscire con gli amici. And so the goal was to make a public space strategy. It wasn't specifically about bike lanes, actually. It was about helping to see streets as public space. And in New York, 80% of the public space is in the streets and sidewalks. So it was something, you know, if the city wanted to have more public space, they were going to have to redesign their streets because there's no room to build a new park or something like that. Quindi la strategia si concentrava sullo spazio pubblico. Bisogna tenere presente che a New York l'80% dello spazio pubblico è rappresentato dalle strade, dai marciapiedi, quindi non è possibile, non c'era proprio modo di creare nuovi spazi pubblici come parchi, bisognava lavorare su quelli già esistenti, quindi reinventare la strada come spazio pubblico. And I want to point out that, you know, separate to the work of Gehl Architects was the work of advocates like you all here, and this had been, you know, the advocates and the cyclists of New York had been fighting for better biking and better walking for decades, and it just so happened that, you know, they had their movement and it was growing when Gehl came in and when the political leadership change too. But I think it's a really important point that a lot of times the cities we work with forget, that you can't just go in and change everything and it's perfect. It actually takes citizens to use the new infrastructure, to celebrate it, to make people know that it's, you know, it's there for them. So I think what you're doing is very important and to the success of the infrastructure change that hopefully happens in Lecce. Quindi a New York stava succedendo un po' quello che succede anche qua a Lecce, la società civile, le associazioni si sono unite anche insieme per esempio ai ciclisti e hanno portato avanti per anni un movimento che reclamava questi spazi pubblici, che voleva migliorare la pedonabilità e la ciclabilità della città. Successivamente è subentrato anche lo studio Gehl per lavorare in sinergia. Quello che succede spesso a livello amministrativo è che la città, una volta che ha creato l'infrastruttura, si dimentica del fatto che bisogna sensibilizzare le persone al fatto che esiste questa nuova struttura, cercare di sponsorizzarla, e questo è fondamentale, questo lavoro di sponsorizzazione, per decretare poi il successo dell'iniziativa. So the New York project, this is before and after. And you can see it's simple. It's paint, umbrellas, chairs, tables. And actually the first thing people said when this happened was that it was ugly. But we actually thought that was a really good sign, because they were talking about the quality of the space and not the fact that cars had been taken away. But vedete una strada, il prima e il dopo, e il primo commento della gente fu che era orribile, ma questo in realtà era un segnale molto positivo, perché le persone avevano iniziato a parlarne, a fare delle critiche sullo spazio pubblico senza pensare al fatto che ormai non ci fossero più le macchine, ragionavano sullo spazio pubblico. Oh, right. Thank you. And you can see they didn't do any construction. They studied this. They studied the area before they made the change, but they literally made this change overnight. And it was just paint. And part of why they did that was because people were so said, you cannot take cars off Broadway and Times Square. It's going to be chaos. And the city said, well, okay, we have to let's try. And if it's chaos, we can immediately let cars go here again and we'll stop. So they said, this is a pilot, it's a test, we're gonna do it for 6 months and study the impact, and if it's chaos, then we can take it away. So that was the idea behind using such cheap and temporary materials. Quello che vedete è uno studio pilota. Come vedete l'intervento è stato fatto letteralmente dall'oggi al domani, non si è costruito nulla, si è semplicemente ridipinto il manto stradale, anche perché a Times Square e a Broadway non è facile pensare di togliere le macchine, per cui hanno fatto un intervento che fosse reversibile nel minor tempo possibile, quindi appunto ridipingendo. E in questi 6 mesi si sarebbe valutato l'impatto di questi cambiamenti, e se la situazione fosse stata caotica si sarebbe potuto facilmente tornare alla situazione precedente. So this is another example of Broadway. So, cioè, non So it was temporary, but I'll show you, it's now permanent because the impacts were very positive. This is so Broadway runs for 60 blocks in Manhattan. This is another section of it. It was 4 lanes of traffic, 2 parking lanes, 1 way. And this was after. So 2 lanes of traffic, they kept parking, 1 turning lane, and then you have a bike lane and a new pedestrian area. Again, with temporary materials. This was a test at first. It has become permanent. But... E questo è un altro progetto pilota a Broadway. Broadway si estende per circa 60 isolati. Quello che hanno fatto, sempre con materiale a basso costo e con, reversibile, è stato quello di ridurre le corsie da 4 a 2 e di aggiungere una pista ciclabile e un'area pedonale. Da progetto pilota è diventato poi un progetto permanente. And you can see from this that improving mobility and cyclability was always paired with improving the pedestrian experience and also the driver experience. And part of the goal was to make traffic more rational and to allow traffic to move a bit faster too. So the goal was to have what we call a win-win-win situation. Quindi l'obiettivo di questo progetto era di rendere vincitori tutti, nel senso migliorare la mobilità, velocizzare il traffico e allo stesso modo migliorare la viabilità per i pedoni e per i ciclisti, rendendo tutti partecipi dei benefici, quindi senza concentrarsi esclusivamente su una categoria. So part of the studies that were done beforehand that led to that design idea and that intervention was a public space, public life survey, which we call a form of architectural ethnography. And this is where we go out with surveyors and we analyze the experience of pedestrians and cyclists from the eye level. A key thing it told us in New York was, this is in Times Square again, before, you had 90% of the roadway was for cars, but when we went out and counted the number of people in the area, 90% of the traffic was actually pedestrians. So you had a huge imbalance between how the space was actually being allocated to who was there. And this number was hugely important for the mayor and other politicians to say, like, okay, well, we have this number now, you know, it gives us a reason to act. It's not just based on anecdote or because they don't like cars. They could stand behind it. Quindi c'è stato uno studio preliminare che si basa sulla cosiddetta etnografia architettonica, cioè siamo andati per le strade a intervistare ciclisti e pedoni, a parlare con loro. E quindi a cercare di entrare in contatto con loro, e da questa esperienza abbiamo tratto un dato importantissimo, il fatto che il 90% della strada, dello spazio fosse destinato alle auto, mentre il 90% del traffico era costituito da pedoni, quindi c'era un forte squilibrio nella destinazione degli spazi a pedoni e automobilisti. Questo dato è stato importante perché sia il sindaco di New York che le autorità hanno deciso di agire perché hanno visto che il problema derivava da un dato di fatto, non da semplici opinioni. Okay. Similar method. We could also study things like how often bike lanes were obstructed. So we knew every 400 feet a car was blocking the bike lane. And the types of things we went out to look for, we came up with by talking to advocates and talking to New Yorkers and trying to figure out what's important, what do we need to know about the street. And that's actually what we want to do tomorrow with you, if you come back, is to figure out, you know, what are the metrics and the indicators we should use in Lecce to understand how the streets are working. Quindi lo stesso metodo è stato applicato per capire quali fossero i punti di ostruzione nelle piste ciclabili e l'abbiamo fatto parlando ancora una volta con gli abitanti di New York, con i membri della società civile, per cercare di capire quali indicatori sfruttare, usare per migliorare la situazione, ed è quello che cercheremo di fare domani, definire degli indicatori metrici. So before, lack of respect for cyclists. Quindi prima c'era una totale mancanza di rispetto per il ciclista. And an unsafe bike network, so there were lanes, but you can see they were disrespected, not enforced. Cars could park in them. Inoltre la rete di piste ciclabili non era sicura, questo perché le macchine non rispettavano le piste ciclabili, le invadevano o ci parcheggiavano. So again, the data we collected through doing the surveys, by having people out on the street, helped to build the case politically for why design needed to change and why the streets needed to change. And I'll just add that by collecting data, we also made people visible in the process, and we could see not just who is there, but who is not there. And for example, in New York, there were very few elderly people and very few children out in very congested areas. And yet we know from data the city collects that, you know, children make up 18% of the population, elderly a similar percentage, but we would only see you know, a fraction of them out on the streets. So that's telling us something, like vulnerable people are not feeling safe and feeling invited to use an area. E attraverso questa raccolta dati abbiamo dato anche visibilità a chi non è visibile in realtà nelle strade, e parlo in particolare dei bambini e degli anziani che non erano presenti nelle aree più congestionate, quando in realtà entrambi rappresentano, sia i bambini che gli anziani, circa il 18% della popolazione. E questo ci dà un chiaro segnale che quelle fasce della società più vulnerabili non si sentono sicure in determinati punti delle città, per questo non sono visibili. So with this done, we worked with the city to make a strategy for change throughout the entire city. This is the 5 boroughs, with the idea of taking a few sites to test out specific things, pilot projects. Quindi, dopo tutto questo studio preliminare, abbiamo creato una strategia per il cambiamento che interessasse tutta la città, quindi tutti e 5 i quartieri di New York, attraverso dei progetti pilota in ogni quartiere. Well, so in the end, we worked with the city to reclaim 400,000 square feet of street space, public space, back for pedestrians and cyclists. So all of this red was for cars, and then afterwards it was closed as plazas or bike lanes. It was for the cars, but then it changed. Quindi abbiamo lavorato insieme all'amministrazione per riappropriarci di spazio pubblico, e abbiamo praticamente così individuato più di 400.000 piedi quadrati, scusate non so qual è la proporzione. Le parti in rosso sono quelle occupate, dedicate alle macchine, quindi non ai pedoni e ai ciclisti. 35.000 meters. Ah, 35.000 metri quadrati, che sono stati di cui ci si è riappropriati. All with temporary materials at first. 35.000 metri quadrati, tutti utilizzati tramite materiali temporanei durante i progetti pilota. Yeah. So just to reinforce the point that it wasn't anti-car, actually. Cars still had access, but the designs were to rationalize traffic as well. So space was reclaimed through the small red that you can see, but there were still places where through traffic and access was allowed. So Again, the goal was to make the street work better for everybody, not just one user group. Non si tratta di una campagna contro le automobili, ma più che altro una progettazione per razionalizzare il traffico, perché vedete i punti rossi rappresentano le zone di riappropriazione dello spazio, ma ci sono comunque dei percorsi dedicati al traffico. Questo perché l'idea generale è quella di rendere la strada un luogo migliore per tutti. Okay. So this is what some of the lanes look like, and this is our version of protected. New York did not follow the 4 C's, and Gehl Architects is a bit angry about that. New York did their own thing, as they like to do, so it could be a lot safer probably than it is, but it's a work in progress. But because they had done before counts, once they put the lanes in, they could study their impact as well. So in areas like this was a major avenue in Manhattan, they could say that in 1 year alone, cycling went up 13%. So by doing the survey, you also create an opportunity to always study the impact and help people see how things are working. New York non ha seguito le 4 C, hanno fatto un po' a modo loro, però ripeto il fatto che si tratta sempre di un lavoro in corso. Quello che è stato importante è stato capire l'impatto di queste iniziative. Qui vedete un'arteria principale di New York, e l'amministrazione di New York ha raccolto dei dati sull'utilizzo di quella pista ciclabile in verde e hanno notato che in un anno il numero di ciclisti è aumentato del 13%. Another example. But again, it was not just about cyclists and mobility, it was about creating a safer public space and a better public space. So these traffic calming measures also allowed other types of people to feel like they could come and use the areas. Ripeto ancora una volta che non si trattava di migliorare semplicemente la mobilità o creare nuove piste ciclabili, ma di limitare il traffico per permettere l'accesso anche a quelle fasce di persone più vulnerabili, come vedete in questo esempio. And this new public space also meant that businesses or artists could apply to do things in the space, like in this case, Marimekko sponsored the umbrellas. But there were new opportunities for, you know, ways to fund the public space and also bring art outside. E in questo processo hanno preso parte anche artisti locali e esercizi commerciali, perché da questo è nato una partecipazione, nel senso che gli artisti hanno potuto esprimersi in questi spazi pubblici e gli esercizi commerciali hanno potuto sovvenzionare l'utilizzo di questi spazi pubblici, di investire in questo. Again, just to make the point of how valuable it can be to study the impact. I mean, I don't know Italy as well as the US and New York, but their data is incredibly important and it's very helpful to be able to say what the impact is you're having. So the, you know, after the changes were made using the same metrics we had worked with at the beginning, they could go back and measure cycling rates, number of new people riding, how motor vehicle registration was changing. Quindi i dati che vedete servono semplicemente a sottolineare una cosa, l'importanza degli studi di fattibilità, perché potete vedere che c'è stato un aumento ad esempio del 262% di pendolari che usano la bicicletta o il numero di ciclisti. Sono dati importanti che derivano solo da uno studio preliminare che è fondamentale per capire quali cambiamenti attuare. Ovviamente questo riguardano solo l'America, non conosco qual è la situazione dell'Italia, per cui non posso esprimermi. And I know, as you know, someone who really believes that we should have better streets, safer streets, it's frustrating sometimes the reliance on data because it's sort of obvious that our streets need to change and that if you put a bike lane in and more space for pedestrians, it's probably going to be better. But we have to convince people who don't already believe that, and so that's where the numbers help. And I think I show these not because I think Lecce should measure the same thing necessarily, but as an example of some of the metrics New York decided to focus on to understand impact. And I think it'd be interesting tomorrow to think more about what are the things Lecce should look at, what do people care about. So for New York, these spaces made increased the number of pedestrians. It improved travel time overall for everybody by 17%. These new spaces increased retail sales, so shops did better. Pedestrian and injuries from everybody went down, so the streets were safer too. And you can't see this, but New Yorkers actually approved of the space as well. So people liked the changes, and that's always good for politicians to hear. Di riduzione del tempo di trasporto, un aumento delle vendite al dettaglio e anche una diminuzione delle, degli incidenti che coinvolgono i pedoni e un 63% degli incidenti in generale. E inoltre il 74% dei newyorkesi ha approvato questi cambiamenti, è favorevole ai cambiamenti di Times Square. I think that was first year, and then they did it every year from 2009. The percentages that are written there are respective to 2009. These are from 2012. Yeah, so it was 3 years after. Yeah. So this process in New York really followed what Gehl calls measure, test, refine. And by that we mean you kind of measure and observe what's happening in the streets or public spaces in your city, test ideas, get things out on the ground. That is it's a way to help people see what you're talking about. Study those tests and then refine them. And that could mean making them more permanent or just adapting them based on how they're being used, and I'll show what that looked like in New York as well. Questo è l'approccio dello studio Gehl, è basato su tre punti: misurazione, test e affinamento. Nella prima parte si misura, cioè si va a contare letteralmente, si ottengono i dati. Nella seconda parte del test si vanno a verificare le idee per il cambiamento e si va a fare uno studio di fattibilità. E nella terza fase, quella dell'affinamento, si cerca di adattare questi cambiamenti alla realtà della città. So part of doing that test was using temporary materials, like I said, and that could be done in-house by the Department of Transportation, not by a consultant, for $1.5 million for all of Broadway at first, which was relatively inexpensive in the States. And this is what it looks like. It's epoxy and gravel and maybe not so beautiful, but it was a way to kind of help people see what they were talking about, test it out, and then figure out what a better design would look like. And I'll show you kind of what that led to. And I should say, in New York, we do have people visit from Europe. And sometimes we show them these spaces and they're like, oh, this is ugly, because I think you have a tradition of more quality materials here in your public spaces than we do. But again, this is all relative. You know, what you could use as temporary test materials in Lecce could be very different than this. Per esempio, nella fase di test, il fatto di usare materiali temporanei ha permesso innanzitutto di attuare le misure direttamente dal Dipartimento dei Trasporti, in secondo luogo di spendere solo $1,5 milioni, che è una cifra relativamente bassa se si considera l'area di Broadway. Come vedete, in questo è il primo esempio di test, è stato fatto in maniera piuttosto grossolana usando della resina e della ghiaia. Però appunto questo fa parte del processo di test, si va a vedere come la gente percepisce questo e in seguito si adotta il cambiamento definitivo adattandolo. Per esempio abbiamo molti turisti a New York che vengono dall'Europa e che vedevano appunto questi test e li consideravano brutti, ma perché in Europa siete abituati comunque a un uso di materiali di alta qualità. Questo in realtà appunto era solo un test, perché abbiamo usato materiali a basso costo. Okay, so when we say measure, test, refine, this is what we mean. It can also be called iterative design. So I'll go through these three first. So first was this one test where you have pavement, bike lane, and then another pedestrian area. So they did that as a test. But the other way didn't work very well, because you had pedestrians now were trying to cross through here all the time, and it created a conflict. So they also tried this, where you have a larger pedestrian area, and this is maybe also based on the fact that this is more congested with the bike lane here. They tried that out, and then in some cases, this is the final solution where you have the lane and an actual built-out curb with new tree and plantings. So this would be more of the permanent, once they've actually figured out what they want to do in a certain place. It doesn't look the same everywhere, but this is just an example of what we mean by measure, test, refine. Le tre immagini in successione che avete visto sono un esempio dell'approccio di misurazione, test e affinamento. Show the first one, please. Oh, yeah. Okay. Nella prima il test prevedeva nella parte a destra la zona pedonale, poi seguita da una pista ciclabile, un'altra zona pedonale, però si creava un conflitto, nel senso che i pedoni tendevano ad attraversare a invadere la pista ciclabile. Quindi è stato fatto poi un secondo test in un'altra area dove si è scelta un'area pedonale più larga, anche perché questa era una zona particolarmente trafficata, e infine questa è la soluzione definitiva che si è adottata, per cui vedete una pista ciclabile in mezzo a due zone pedonali con la creazione di un rialzo nella pista centrale e anche l'uso di alberi. Ovviamente questo che vedete non è stato applicato in tutte le aree, questo è solo un esempio per un'area specifica, però rappresenta benissimo l'approccio di test e affinamento. Okay, and I think I just want to show one more too, and how this type of iterative design can create opportunities to work with local artists and local designers as well. So we've seen this Times Square before, after, just with the paint, but once the paint was in place and then they decided they wanted to keep going with the test and figure out how the design could work in the long term, they did a call for artists, and I think it was every 6 months for a couple of years a new artist could do a design for Times Square. This was one of them. She did a large painting on the ground here, so that's pretty exciting, and it was great for the New York's arts community. And then this is actually what they just finished doing now in 2014. So 5 years later, they actually did build it. They put in much nicer paving, and gives you the whole life cycle of the project. Parlo di progettazione iterativa, nel senso che nella fase di test è possibile lavorare a più riprese, e questo ha permesso di coinvolgere designer e artisti locali, per cui a un certo punto il comune ha indetto un concorso per cui ogni artista poteva decorare, ad esempio per 6 mesi, Times Square in questo caso con il proprio progetto, e si è ripetuto per 3 anni. Questo ha permesso appunto una maggiore collaborazione con gli artisti locali. Nella figura di destra, nell'immagine di destra vedete alla fine la pavimentazione definitiva del 2014, che è appunto il progetto finale. Però questa, appunto, questa iteratività permette la collaborazione con artisti e designer locali, ed è sicuramente un fattore emozionante quello di poter collaborare con loro. Okay, so just to provoke a little bit, that's supposed to say not everything has to be permanent right away. I mean, this is a beautiful street in Lecce, but you know, it's very nice paving, and I wanted to put it in because I think when we met with some people from the city earlier this week, and they told us their biggest challenge is funding and money. And I think if you immediately have to go to something this nice, that's going to be a problem. But maybe there are some ways you can do things in the middle before you go all the way there. That lets you work with local artists or do something different. So I think just to say, you know, what is a pilot process in Lecce? What could it look like before we immediately put in the beautiful paving and make a street completely pedestrianized? Are there other interim measures we can take? Quindi voglio anche lanciare una provocazione adesso, dire quale potrebbe essere un progetto pilota da attuare a Lecce. Ovviamente parlando in questi giorni ho capito che il problema principale sono il finanziamento, trovare i soldi. È ovvio che non si può, una volta che si inizia un progetto, arrivare direttamente ad adottare la misura più costosa, quindi ad esempio la pavimentazione più costosa, però si può trovare una via di mezzo, come appunto quella di coinvolgere gli artisti locali e lavorare insieme. L'idea appunto è quale può essere il progetto pilota per una strada di Lecce, ad esempio questa qua. So. Questo è il progetto che aveva la decennalizzazione di 20 anni fa. So I want to touch on one more thing about the New York process, which is culture change, which I also heard from some people in the mayor's office saying that there is just not a cycling culture in Lecce, so that's going to be a very hard thing to change. And I think people said the same exact thing about New York. And, you know, today in New York, you see families out riding with their kids. And this change happened because of the design and the process that Gehl Architects did with the city and the political leadership, but it also happened because of advocates and activists. Like you all, and because of temporary events. So just wanted to quickly show a few pictures. I mean, simultaneous to the studies being done by Gehl Architects, the tests being done in Times Square, advocates were holding political politicians accountable. They were protesting, they were going to City Hall, and they were holding marches against traffic deaths when, you know, there were intersections where somebody was constantly being hit. So this type of civic movement was really important for the larger changes to happen as well. All'inizio a New York si diceva che non esisteva la cultura della bicicletta, che i newyorkesi non avrebbero mai preso la bicicletta per andare in strada, però non è stato così, e il cambiamento è stato possibile proprio grazie alla riprogettazione fatta dallo studio Gehl e al lavoro degli attivisti, della società civile, di organizzazioni, di associazioni come quelle che ho visto qui, che hanno iniziato un processo politico per rendere visibile tutto ciò. Sono andati per esempio a manifestare sotto il comune di New York contro le vittime delle strade, e anche organizzando eventi temporanei che hanno dato visibilità al progetto. Di sicuro il movimento, se parte a livello civile, contribuisce alla riuscita del progetto. And I want to say it wasn't just protests that were sad and angry, but also celebrations. So politicians, you know, elected officials, they're always being called and we're saying how angry we are about something, but no one tells them how much they love things, and, you know, they're human too, they need to hear that. So when a new bike lane or a new plaza was made, sometimes advocates would organize like a bike party or a celebration and say, you know, we love the lane, and go out and show how well it was used, and even call politicians and say, we love the lane, thank you. It seems silly, but it was those types of things that also really helped kind of I think your everyday New Yorker accept these as an important part of the bike or the street. E voglio anche dire che non ci sono state solo proteste, in realtà si trattava anche in alcuni casi di celebrazioni, di feste vere e proprie. Per esempio, ogni volta che veniva inaugurata una nuova pista ciclabile, la gente scendeva giù per dimostrare quanto amasse questa pista ciclabile, quanto fosse contenta, e questo ha anche alimentato in un certo senso il progetto, perché i politici, cioè gli amministratori, si sentivano in un certo senso gratificati da questa approvazione. Può sembrare stupido, ma decisamente la celebrazione ha aiutato a far andare avanti il progetto. And then, you know, again, these changes didn't happen overnight, and there was a massive culture change that had to happen to say, okay, streets are public spaces, and they're not just for cars, and to do that, people had to be invited to see the spaces differently. And so one of the very important things for that was this Summer Streets event, and it invited New Yorkers to use the street in a way they hadn't before. And so what it is, it's still going on, was 7 miles of roadway in the middle of Manhattan, closed to traffic or opened for Sundays in August. And it connected multiple neighborhoods and landmarks like Grand Central Terminal, Central Park, the Brooklyn Bridge, and has been really successful with 250,000 people coming to each event. So these types of things also helped, and they were happening simultaneous to the design and studies. So, you know, you could ask a friend of mine, let's say, about Summer Streets, and she might not say, oh yeah, Summer Streets, that's why we have new bike lanes. They weren't directly connected, but I think in terms of thinking about the broader culture change of how we look at the street, these temporary events really help to bring a much wider audience, diverse audience, into the movement. Ovviamente questi cambiamenti non sono avvenuti dall'oggi al domani, si è dovuto lavorare prima su un cambiamento di mentalità, per far capire ai newyorkesi che è possibile usare le strade in una maniera diversa. Si è letteralmente invitata la gente a usufruire delle strade, a vederle da un punto di vista nuovo, ad esempio organizzando le cosiddette strade estive. È un progetto che ancora va avanti a New York, e praticamente si è creata una pista ciclabile di più di quasi 28 km che attraversa Manhattan, che è aperta alcune d'estate, di domenica, e che rappresenta un'arteria ciclabile. E questo ha portato più di 250.000 partecipanti a questi eventi. Non è che si è fatta la pista ciclabile in funzione di queste domeniche in bicicletta, però hanno contribuito questo a dare l'idea che esistono dei percorsi ciclabili. Si è creata una sorta di sinergia, per cui un processo alimentava l'altro. And maybe there's a way to have an event like this in Lecce, or maybe it exists, I don't know. La stessa cosa, ma eventi del genere si potrebbero organizzare a Lecce se ancora non ci sono. And again, these things were about street as a public space, not just cycling and mobility, but so events like dances were held, yoga, a climbing wall, things that attracted a really wide audience, all the while you have people biking and using the street. At the same time. E questo cambiamento culturale, ripeto, non era finalizzato solo alla ciclabilità, ma alla fruizione dello spazio pubblico. Abbiamo creato altri eventi, come per esempio corsi di yoga all'aperto, arrampicata, oppure balli in strada. And also every year artists were invited to submit ideas for the event. So this is one that was very fun, where a group of artists created these pools and dumpsters, and they got put on the street. Just another example of what you can do as you are trying to help people envision the street differently. Quindi un'altra iniziativa è stata quella di invitare artisti locali a pensare delle strutture, delle installazioni da mettere per strada. Un'idea è stata quella di mettere delle piscine temporanee lungo la strada. Okay. Last point is technology, and I think Donata is working on this. But another thing that was happening was open technology was being used to solicit ideas about where bike lanes should go, where there were serious intersections that should be addressed for safety. So again, another means for citizens to contribute ideas and participate in the change process. Ancora un'altra iniziativa che si ricollega a quella di Donata è stato quello di usare la tecnologia per definire gli spazi ciclabili, per cui era il ciclista a indicare quale strada era più sicura, quale andava migliorata, dove erano necessari dei cambiamenti. Yeah, so summing up New York, I think there were 5 kind of core facilitators of change there. Political will, it sounds like there's bits of that here. People, having people first data to influence politicians, change paradigms focused on cars, pilot projects, so you could test out new ideas, having a strong advocate community, and having engagement through open technology to solicit ideas. And I think, you know, the question is, what would those facilitators of change be in Lecce? And, yeah, okay. Quindi per... Okay. Quindi per quello che riguarda New York abbiamo individuato 5 elementi che hanno facilitato il cambiamento. Sono stati la volontà politica, e mi sembra che anche qui a Lecce ci sia, inoltre la disponibilità di dati di prima mano che hanno influenzato gli amministratori nel ridefinire la loro idea di paradigma della strada come luogo solo per le auto. Poi l'implementazione di progetti pilota secondo l'approccio misura, test e affinamento, poi un forte sostegno dalla comunità, dalla società civile, dalle associazioni, e infine l'uso della tecnologia per coinvolgere i cittadini. E a questo punto potremmo pensare quali sono i facilitatori che porterebbero a un cambiamento qui a Lecce. So I have one more case study, but I have a feeling I've been talking for way too long. Quindi avrei ancora un altro studio da presentare, però penso di aver parlato abbastanza. What do you, it's on Copenhagen. I don't know. I have no idea what time it is either. 10 to 8. Oh, so we should stop and ask questions. Yeah. Yeah. Quindi domande. Yeah. Avete delle domande? Well, what I think is that in some context, like also in the US, maybe people are more open to change. Maybe, I don't know. What our feeling in here is that people is not really open to change the behavior in principle. This is what sometimes also the politicians suffer in enforcing some rules or creating new I don't know, new pedestrian areas or bicycle lanes, etc. So do you think that there's a cultural limit, or you can tell us that, believe me, maybe in New York, that exactly what they were thinking about at the very beginning. So gli ho chiesto se pensa che il fattore culturale sia importante, soprattutto perché noi pensiamo che a Lecce ci sia un'attitudine al cambiamento un po' meno, diciamo, pronta, reattiva rispetto ad altre culture, e quindi gli ho chiesto se questo clima, diciamo, c'era anche a New York, oppure se non era così. It's a good question. I think fear of change and aversion to change is pretty universal, actually. And, you know, I showed one case study, but we have a lot of them. And it's maybe good to see others for the same reason, because how the change happens is very different, I think, depending where you are. But I think it's pretty universal that people do not like change. And I think the key is figuring out, you know, what are people scared of and what can help make the change seem more possible. And it sounds very simple, but actually just documenting how the people in your city are actually using public space and streets is a very important way to start that, because sometimes, you know, if we are thinking in a certain paradigm, or our leaders are, we forget that things might actually be happening very different. So I think tomorrow what we want to do is actually go on site to a few locations and look at how people are using the space in terms of walking or biking. And I would hope that that kind of information, you know, we might find some things that we don't expect. And if we could do something like that with elected officials or politicians at a later time, those types of things maybe help break down certain paradigms. But I think figuring out how change happens does sort of depend on the context you're in. But no, New Yorkers hate change. Quindi penso che la paura, l'avversione al cambiamento sia universale. In realtà vi ho mostrato solo uno studio, ma ce ne sarebbero molti altri. E il fatto è che il cambiamento è diverso a seconda di dove avvenga, non c'è un unico schema, però il fattore chiave che bisognerebbe tenere presente è capire quali sono gli aspetti che spaventano le persone, quali sono le paure delle persone, e soprattutto come aiutare le persone a capire che il cambiamento è possibile. E di sicuro un punto di partenza è quello di documentarsi, di raccogliere dei dati. Quindi, perché se esiste un paradigma, un modo di agire, e vogliamo cambiarlo, l'unico modo per farlo è quello di presentare dei fatti, dei dati. Ed è proprio quello che vogliamo fare domani. Spero che domani, andando per le strade di Lecce, troviamo qualche dato nuovo, qualcosa di inaspettato che in futuro possa aiutare a rompere dei paradigmi di pensiero già esistenti. Altre domande? How much time you spent to realize the Gehl Studio of New York, and how much it costs? Yeah. Excuse me. So Gehl Architects worked with the city of New York for 2 years. 2 years to do the first public space, public life survey. That took about 4 months. And then to design, come up with the public space design, strategic plan. And then that was actually the first round. That was about a year and a half, and then the city actually asked Gehl Architects to come back and help with the advising and measuring some of the pilots. That was around 2009, but the city of New York then actually did the changes themselves. So Gehl Architects did not design like the Times Square design. We just made the recommendation based on the data we had found. And those changes, the pilots, I say, were implemented over about 2.5 years in the major Broadway area, but are still being implemented actually in smaller neighborhoods today, so 7 years later. So I think it's that. How much did it cost? For the city? For Gehl Architects? I actually can't say. For us, it's no, what this is the possibility for the public administration of planning in 7 years of these costs, because in here in this moment is the most important factor of the side to make this or other things. Yeah. Quindi lo studio Gehl ha iniziato nel 2009 e ha lavorato per 2 anni. La prima fase ha più o meno occupato 4 mesi ed era la fase di ideazione dello spazio pubblico, della vita pubblica, e poi c'è stata la creazione del piano strategico che ha occupato circa 1 anno e mezzo. Successivamente il Comune di New York ha chiamato di nuovo lo studio Gehl per fare una valutazione dei progetti pilota. Tuttavia la città di New York ha implementato i progetti in maniera autonoma. Noi siamo andati, abbiamo solo dato delle raccomandazioni, delle linee guida. I progetti pilota sono stati attuati nel giro di 2 anni e mezzo, però ci sono ancora dei lavori in corso nell'implementazione di questi progetti nelle aree periferiche, quindi sono passati 7 anni. And can I just say about the cost? I mean, part of why New York could do it was they, and part of why they did so much follow-up study was because they were saying they were going to address air quality, and there's funding and incentive to address larger environmental issues. So I think, you know, there's other things to look at, and not just the city planning costs, but how you can maybe address things that have funding. Sì, per ritornare alla questione dei costi, New York ha ottenuto i fondi perché ha giocato su un aspetto, gli studi di follow-up, in cui si prevedeva ci sarebbe stato un miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente. Quindi, giocando la carta ambientale, è riuscito a ottenere i fondi necessari per potersi permettere questo progetto. Parlo in italiano perché così poi tanto non è una domanda a lei. Rispetto a questo lavoro qui che anche tu hai chiesto rispetto all'impegno economico, io credo che in questo momento, rispetto al discorso che abbiamo fatto l'altro giorno in comune, perché abbiamo colto l'occasione subito dopo che lei è arrivata a Lecce, di portarla in mattinata al comune per capire se ci fosse la possibilità di poter integrare gli studi di Gehl Architects in delle linee guida per la ciclabilità a Lecce. Il comune di Lecce si è dimostrato iperaperto a poter aprire una collaborazione con lo studio Gehl per questo lavoro qui, per cercare di scrivere dei dispositivi di progetto affinché le nuove linee ciclabili siano progettate secondo uno studio che inizia in questi giorni ma che può andare avanti. Quindi secondo me dipende poi da noi in questo momento riuscire a cacciare sia dei dispositivi che di progetto, sia anche questo che lei chiama dei facilitatori. Cioè, nel senso, dobbiamo capire insieme quali sono i punti all'interno di Lecce, quegli snodi da bloccare al traffico per degli eventi che sono temporanei, in modo da capire attraverso questi blocchi temporanei in che direzione possiamo prendere su quel caso studio. Quindi quando lei parla di progetti pilota, secondo me è molto importante che dalle nostre esperienze quotidiane, di trasporto attraverso la bicicletta, che noi camminiamo in bicicletta, noi riusciamo a portare a lei dei casi studio opportuni e lavorare su quei casi studio. E quello l'architetto Maniglio come anche l'assessore Martini si sono dimostrati aperti a poter fare dei blocchi come queste Summer Street, sostanzialmente di farle a Lecce temporanee per dei momenti e capire come rispondono questi test alla città. Secondo me, lo so, noi conosciamo bene la cultura qua a Lecce, una cultura che è un po' comoda, però secondo me se noi ragioniamo con questi step a breve termine e a lungo termine, a mio avviso anche qua riusciamo a cambiare la condizione urbana. I have a question. Actually, I don't remember about when you were talking about Times Square. there was anybody like that actually protests against the change, or like, you know, like taxi drivers, or because that's I think the fear that they have, you know, like in Lecce everybody wants to park where they work and shops, like people will go in the street against you, kind of. Yeah. Did it happen to you? Yes. Ritornando a Times Square, volevo chiedere se ci sono state delle proteste, per esempio da parte dei tassisti, degli esercenti, per esempio per il fatto che si limitava il parcheggio. Ci sono state delle proteste? Yes, and yeah, I was thinking as we were going through the presentation that I was like not showing some of these major challenges and things that happened, but yeah, people were, there was a lot of negativity in the media, then the media loved it. They loved talking about how taxi drivers hated it and drivers were upset. I don't know if there were actual protests, but you know, definitely a lot of bad stuff in the media being said about the transportation commissioner, who luckily had a very thick skin and was like, I don't care. And I think that's why they just wanted to keep doing these tests and these surveys to see like, well, how many people are here and how are the shops really doing? So they could counter, you know, those protests. And one thing for the drivers is they actually studied traffic speeds, and the speeds improved because they had made the intersections more clear. But that is just to say, like, yes, and I think that was also, you know, a good thing about the political administration at the time is they were willing to sort of take a little bit of a beating in the media. And then another piece of this is sometimes the bike lanes people would protest, and they would, there were occasions where people actually protested and brought signs into the bike lane that said like, we don't want this bike lane here, you're taking away parking, you're making the street unsafe. And so that picture I showed of the bike lane celebration was actually a counter protest, so that, you know, the media didn't just pick up on the anti, which they like to do. So yeah, that was an issue. Sì, il problema c'è stato, delle proteste è stato anche un problema importante. C'è stata all'inizio da parte della gente molta negatività, soprattutto a livello dei media. La televisione, i mass media costantemente amavano fomentare questo argomento e parlare di quanto i tassisti fossero scontenti, di quanto gli automobilisti fossero scontenti. Non so se ci sono state delle proteste vere e proprie, però la copertura mediatica è stata veramente notevole. Sicuramente il fatto che ci fosse un responsabile, un assessore ai trasporti che fosse poco attento a quello che pensavano i media ha contribuito a far andare avanti il progetto, perché a livello del Dipartimento dei Trasporti volevano portare avanti questi progetti per ottenere dei dati e con questo confutare le tesi negative dei media sul malcontento generale. Anzi, addirittura è stato notato che il traffico, la velocità del traffico è aumentata notevolmente, questo perché si è migliorato la struttura delle intersezioni stradali. Di sicuro abbiamo avuto a livello amministrativo una giunta comunale che ha dimostrato la volontà politica di portare avanti questi cambiamenti. Per esempio, quando vi ho mostrato la foto sulle celebrazioni per la nuova pista ciclabile, in realtà quella era una forma che andava a contrastare una precedente protesta, perché era successo che della gente era scesa su questa nuova pista ciclabile con dei cartelloni dicendo noi non vogliamo questa pista ciclabile. Poco dopo la stessa altra gente è scesa per dire noi amiamo, vogliamo questa pista ciclabile. Per cui, ripeto, non so se ci sono stati casi veri di proteste, però i media hanno sicuramente sfruttato questa situazione e hanno generato molta negatività. And now the transportation commissioner and the mayor are celebrated for... Yeah, I was also talking with him because, like, I think what we're talking about now is like data, so politicians can say, dude, like, we have data. That's how it works, you know. Like, you cannot talk against that. Right. And then make it appealing for people. So like people would understand that, yeah, whatever, I cannot park under my work, but air is cleaner or stuff like that, you know? Exactly. So like datas and make it appealing. Exactly. Yeah. So since you did it in New York, kind of, like you're doing it, how long do you think, I mean, Lecce is totally different, but how long it took to change, you say they're celebrating now, how long it took to change the mentality, like a month, 2 months, 3 years? Yeah, that's a good question. Yeah, it's still changing. I would say... But now there's nobody protesting anymore for a new bike lane, right? No. Well, I mean, as the city tries to put more bike lanes in different types of communities, some people still don't want it. Maybe they're more car-oriented. But I would say like 5 years for it to become really mainstream. And for them to really be celebrated by the mainstream, but it's hard to put a number on it because I think. I don't want to say like I don't want an exact number. Yeah. But, like, I was saying, like, after 3 months, most of people understood that like a bike lane is good, or like. No, I don't think it happened that fast. Not for everybody, but you know, it's a city of 8 million, so it's a lot of opinions. But I think it's important to recognize that there have been people fighting and working for safer streets for 40 years. So the fact that, you know, the mainstream opinion could change so fast is it's hard to quantify because I think it's based on a lot of work done over the past. And that's not to say change can't happen quickly, but I just think it's important to think about those smaller things that didn't get a lot of attention in the past. That actually helped facilitate. Quindi la mentalità ancora in realtà sta cambiando perché c'è ancora gente che protesta per quando si apre una nuova pista ciclabile. È difficile quantificare quanto ci voglia per il cambiamento, direi 5 anni prima che l'idea diventasse opinione comune, cioè entrasse a far parte del pensiero comune. Però ripeto, è difficile quantificare per una città come New York che ha 8 milioni di abitanti. E bisogna anche tenere presente che a New York c'era una comunità di attivisti che lavorava da oltre 40 anni per chiedere delle strade più sicure e pedonabili. Io credo che diciamo, attivismo a Lecce con le bici lo stiamo facendo diciamo, noi come gruppo da un po' di tempo e loro ancora da prima, diciamo, no? Come Enrico, Mobice, tutti quanti, la ciclofficina. Credo che per una città come Lecce diciamo, di 100.000 abitanti, se vogliamo essere ottimisti, secondo me tra i 5 e i 7 anni possiamo avere dei risultati, diciamo, prima non ce la facciamo perché il gruppo di attivisti radicati diciamo, realmente che sta lottando per questa città è ancora un gruppo che varia dalle 30 alle 40 persone, no? Se facciamo un calcolo delle critical mass diciamo, il venerdì dobbiamo cercare di aumentare il numero di questi attivisti e poi contemporaneamente andare a proporre delle strategie urbane politiche che sono nostre, che ce le scegliamo noi, quindi secondo me dipende da noi il tempo diciamo. Non credo che ci sia un fattore quantitativo che è chiaro e definito diciamo. Di certo sui mesi non si può fare niente secondo me. Giusto capire meglio quanto ci mette ad apprezzare per esempio una nuova pista ciclabile, quanto, cioè, se per esempio la persona che gli togli il parcheggio sotto casa sì, dipende da come viene percepita. Comunque vabbè, io credo che qui in questo gruppo ci sono dei designer, degli ingegneri, degli architetti diciamo, e ciclisti soprattutto, siamo tutti ciclisti, quindi non lo so, dipende secondo me anche dalla qualità che riusciamo a dare noi. Tu hai parlato di 5 anni, cioè sono comunque diciamo, un arco temporale del tutto indicativo, però quello che lei ci ha spiegato è il metodo, no? Cioè il fatto che per aumentare questa consapevolezza si possa pensare a delle realizzazioni temporanee, che però comunque una loro temporaneità ce la devono avere, cioè io non penso all'evento fatto la domenica per non dare fastidio a nessuno, l'evento che deve per un mese, 2 mesi rimuovere per esempio una parte di strada ai parcheggi e consentire una trasformazione concreta in quei mesi. Quindi c'è il tempo, in tempo brevissimo, anche di pochi mesi, di valutare come era prima, come dopo e come viene utilizzato, no? Anche dopo lo spazio. Il rischio è proprio questo, cioè capire in che termini l'esperimento che si fa a Lecce, poi da decidere dove, ha quelle caratteristiche, perché se non ne ha ovviamente perde anche il suo significato. Lì erano comunque degli interventi molto limitati tutto sommato, no? Non mi è sembrato di vedere un'applicazione su un intero quartiere, però erano delle intersezioni molto significative, non era un'area periferica dove già di per sé non c'era, ecco, molto visibili, quindi è il metodo che è importante, e poi da questo misuri il cambiamento. Secondo me sarebbe molto interessante fare degli interventi di guerrilla marketing utilizzando il cittadino come, diciamo, stimolatore del movimento, comunque dell'intervento che si fa per cambiare la città, appunto, e renderla più ciclabile, attivando il cittadino, quindi sfruttando sia il cittadino, le cose che già esistono, quindi utilizzando già le cose che dicevamo prima, discutendo prima, e quindi cercando di far capire al cittadino cosa si sta facendo, per chi, per come e per che cosa, quindi dando sia un aspetto concreto, no? Quindi dando una fattibilità al momento, e sia facendogli vedere, no? In modo lungimirante cosa si potrà fare e perché lo si sta per fare. Ok, no, I think it's a great idea. Yeah. Credo che adesso dobbiamo chiudere lo streaming. Quello che parlavo prima dei 5-7 anni è una temporalità, secondo me, di cambiamento che è culturale. Le azioni le dobbiamo fare in 1 anno, 2 anni, subito. E non è quello il tempo nostro è un altro, anche se andiamo in bici. Perciò ci chiudiamo questo incontro di oggi e ci rivediamo sabato pomeriggio alle 16, per vedere i risultati, diciamo, di questi primi. Domani non c'è streaming, cioè facciamo il workshop e poi... Sì, sto parlando allo streaming. Parlando dello streaming, noi, cioè, come streaming e incontro pubblico ci rivediamo sabato alle 16, noi ci rivediamo domani mattina e lavoriamo insieme. Arrivederci, grazie.